Se sei arrivato in questo video, probabilmente stai cercando informazioni sul Tamron 1728 f2.8, un obiettivo molto interessante dal punto di vista economico come alternativa ai più costosi e noti 1635 f2.8 serie GM di Sony, oppure un obiettivo differente, il 1635 f4 Sony Zeiss, un obiettivo anche con i suoi anni non proprio nuovo. Bene, io ho avuto questo obiettivo, il Tamron 1728 sulla Sony Alpha 7 IV per un po' di tempo. Peccato che in questo periodo non potevo uscire di casa per motivi di cui te ne ho già parlato nei miei social, quindi l'ho utilizzato qui in studio. Ho fatto anche un'uscita di vero verso la fine prima di riconsegnarlo e qualche foto, qualche idea me la sono fatta. Voglio comunque darti il mio punto di vista, le mie opinioni, perché ho avuto altri obiettivi simili al 1635 2.8 serie GM della Sony, l'ho anche avuto provato, ho dei confronti con il Canon RF 1535 2.8 con gli obiettivi simili e insomma ho qualcosa da dirti su questo obiettivo per farti capire e farti prendere una decisione un po' più consapevole se vale la pena investire per quanto poco, perché costa tanto meno rispetto alle soluzioni Sony, in questo sistema Tamron. Quindi cominciamo. Voglio iniziare prima di tutto proprio dal prezzo. Perché ti potrebbe interessare questo Tamron? Allora, se non hai problemi di budget, io ti direi vai direttamente sul Sony 1635 2.8 serie GM. Lì vai sul sicuro, è un obiettivo sicuramente splendido ed ottimo. Se però a te interessa anche dare un occhio all'aspetto economico, perché magari è un obiettivo che non andrai a utilizzare tantissimo o non è il tuo obiettivo principale, o cerchi un obiettivo più compatto e leggero, bene, la soluzione Tamron veramente ti potrebbe interessare, perché se andiamo a vedere sui prezzi vediamo che il Sony costa 2300 euro circa, il Tamron 1728 2.8 800-850 euro, veramente è una differenza enorme, non è una poca differenza, non è che uno può dire vabbè faccio il sacrificio, mi prendo il GM, no, si tratta di differenze enormi. Scegliere il Tamron significa che ti rimane un budget disponibile magari per prendere altri obiettivi da aggiungere al tuo corredo. Se guardiamo poi delle alternative, cosa ci sarebbe? Il Sony 1635 f4 Zeiss Sony, bene, 1200 euro ed è un obiettivo che hai ormai i suoi anni, non è proprio performante, almeno così guardando le recensioni in giro, non è male, sicuramente va bene, però non è più così buono o al passo con i tempi, andrebbe rinnovato. Cambiando totalmente tipologia di obiettivo, però mantenendo l'apertura 2.8, potresti puntare al Sony 1224 serie G, non è GM, serie G costa un po' meno ma comunque molto valido, però siamo anche lì sui 1500 euro circa, quindi la differenza c'è. Ok, uno potrebbe dire tra gli 850 e i 1500 magari potrei anche fare il sacrificio, ma attenzione, il Sony 1224 non ti permette di utilizzare i filtri, non ha la possibilità di evitare i filtri davanti. E parliamo anche qui, filtri. Il Tamron ha un diametro di 67 mm che è perfettamente in linea con gli altri obiettivi della serie, quindi potrebbe aprirti la strada alla scelta di adottare lo stesso sistema Tamron. Quindi sulla tua Sony prendi la serie Tamron e ti trovi con lo stesso diametro che ti permette di utilizzare gli stessi filtri, intercambiarli mantenendo le stesse dimensioni, molto comodo da questo punto di vista, senza utilizzare degli anelli adattatori e via dicendo. Se dopo vado a vedere gli altri obiettivi, cosa trovo? Il Sony 1635 Zeiss F4 ha un diametro di 72, il 1635 2.8 GM di Sony diametro 82, esattamente come l'RF 1535, e ti dico che è veramente grande e i filtri sono anche ingombranti, insomma è bello avere le dimensioni un po' più piccole mantenendo questa apertura f2.8 sul 1728 della Tamron. Ma andiamo a cercare di capire come sono riusciti in Tamron a tenere un prezzo così basso e anche le dimensioni così piccole, e prendendolo in mano, quando lo prendi dalla scatola, subito ti rendi conto di questa cosa, del perché sono riusciti a far questo. Prima di tutto troviamo i materiali. Materiali, è un plasticotto il Tamron, detto molto schiettamente è un plasticotto, però è fatto molto bene, è costruito benissimo da quel punto di vista, quindi sì, è plastica, la senti, ma non ti dà l'impressione di una cosa estremamente cheap, estremamente fatta alla leggera per risparmiare, no, è un obiettivo economico sui materiali ma fatto bene. Ovviamente la baionetta
è in metallo. Altra cosa, c'è quella focale 17-28, sembra una cosa strana, perché hanno utilizzato queste focali strane ma hanno fatto il 16-35 anche in Tamron? Perché proprio lì la chiave da riuscire a fare un obiettivo estremamente compatto. Il Tamron 17-28 è piccolissimo, l'ho confrontato con il 24-105 Sony F4 e le dimensioni parlano da sole. Li ho messi lì a fianco, non avevo a disposizione il 16-35 2.8 né di Canon né di Sony, però ti garantisco che è estremamente più piccolo e leggero. 420 grammi il Tamron con questi materiali, con queste dimensioni. La chiave, appunto, ti dicevo, sta nella focale, che è un po' particolare. 17-28 ha permesso a Tamron di mantenere un'apertura 2.8, ottima quindi se vuoi un obiettivo per fare fotografie specialmente al cielo stellato di notte, non tanto per i paesaggi, intanto li chiudi comunque il diaframma, e raggiungere dei pesi così ridotti contro i 680 grammi della serie GM 2.8 di Sony. Se andiamo a vedere il 12-24 serie G, anche lì 565 grammi, lì la differenza è minore, ma insomma c'è anche lì differenza comunque. È una cosa da tenere sicuramente in considerazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto del Tamron è stato il suo sistema di escursione zoom. Infatti il Tamron ha l'escursione interna. Quando tu cambi focale, passi dai 17 ai 28, non vedi parte allungarsi in esterna, eccetera, no, è tutto interno. A me questa cosa piace tantissimo, dà un vantaggio dal punto di vista dell'eliminazione della polvere senza rischiare che entri all'interno dello schema ottico, a differenza magari di obiettivi come anche il 24-105 che si allunga, esce una parte anteriore, quindi ci sono delle fessure, degli ingressi dove la polvere potrebbe entrare. E il Tamron è per questo motivo anche tropicalizzato, trovi delle guarnizioni sul lato baionetta, ma anche è totalmente sigillato perché appunto ha la possibilità di avere l'escursione interna degli elementi meccanici. Altra caratteristica del Tamron è il fatto che le ghiere della messa a fuoco e dello zoom sono generalmente invertite rispetto alla consuetudine, trovi la ghiera dello zoom davanti, bella, ampia, larga, e quella della messa a fuoco una ghiera più piccola, più a ridosso sulla baionetta. E questo potrebbe trarti un po' in inganno, perché quando vai a utilizzare l'obiettivo distinto magari vai a cercare la prima ghiera a ridosso della baionetta per lo zoom e magari ti aspetti la ghiera della messa a fuoco più sulla parte anteriore dell'obiettivo. Bene, funziona in questo modo, è leggermente diverso. Però questa bella ghiera grande, lunga per la messa a fuoco è sicuramente comoda. Per quanto possibile ho cercato anche di analizzare un po' le immagini che ho ottenuto con questo obiettivo, facendo degli scatti qui in studio e nell'unica volta che ho potuto uscire. E sono andato a vedere come reagiva soprattutto dal punto di vista della vignettatura e perdita di qualità definizione dei bordi, perché sappiamo bene che gli obiettivi più grandangolari sono, più tendono a crearti una vignettatura e più tendono a perdere un po' di definizione e si deformano molto ai lati. Bene, questo obiettivo mi ha sorpreso perché dal punto di vista della vignettatura ovviamente c'è un po' di vignettatura, ma non è eccessiva, facilmente recuperabile in editing, e ho anche notato che la perdita di qualità ai bordi non è poi così eccessiva, e chiudendo un po' il diaframma, beh, sparisce quasi totalmente, quindi bene, si comporta bene e si capisce anche il perché. Si tratta di un obiettivo figlio di una progettazione più attuale, quindi bene, brava Tamron, ha fatto un ottimo lavoro, come sta facendo un ottimo lavoro su tutta la serie di questi obiettivi. Finora ti ho parlato solo di aspetti positivi che mi hanno colpito di questo obiettivo, però ci sono anche degli aspetti che non è corretto chiamarli difetti, ma cose da sapere, che devi sapere quando andrai a scegliere, se deciderai di scegliere questo obiettivo. E collegandomi al discorso delle immagini e delle foto, nelle uscite, nell'unica uscita che ho potuto fare verso la fine prima di consegnare l'obiettivo, io ho notato che le foto e video ottenuti con il Tamron erano leggermente più caldi come dominante rispetto alle foto e video ottenute con gli obiettivi originali Sony. È una cosa da poco e che non considero un problema, perché ti basta veramente in editing lavorare col bilanciamento del bianco e scaldare un po' le foto e video ottenuti con il Sony, oppure raffreddare un po' le foto e video ottenute con il Tamron. È una caratteristica che ho notato e che hanno notato anche dei miei colleghi, infatti mi hanno detto anche loro che notano questa piccola differenza. Se hai un corredo composto da ottiche Sony e Tamron potresti notare questa cosetta. Altra cosa da sapere è il fatto che gli obiettivi Tamron sono totalmente compatibili con ad esempio la Sony Alpha 7 IV. Cosa intendo?
Se hai una Sony Alpha 7 IV, ma ne avrai sentito parlare nelle recensioni, tra le funzioni e novità introdotte in questa macchina c'è la possibilità di attivare l'eliminazione del focus breathing. Cos'è il focus breathing? Praticamente quando cambi il punto di messa a fuoco o la camera in automatico fa la messa a fuoco, bene, ci potrebbe essere un leggero cambiamento dell'angolo di campo, sembra quasi un cambio di focale minimo, e si nota questa cosa con l'ingrandimento o riduzione della faccia magari della persona o degli elementi sullo sfondo, si vede un movimento e può dar fastidio. Bene, una caratteristica che differenzia gli obiettivi più buoni da quelli meno buoni, c'è chi soffre un po' meno, chi di più di questo difetto, chiamiamolo così. In Sony hanno introdotto sulla Sony Alpha 7 IV un intervento software che praticamente va ad eliminare questo difetto apparente, fa un leggero crop all'immagine, al video, e va a fare una correzione, diciamo, in diretta quando cambia il punto di messa a fuoco, va ad adeguare l'immagine per farla sembrare sempre uguale senza che ci sia quel focus breathing. Bene, questa caratteristica, morale della favola, è compatibile solo con gli obiettivi originali Sony. Utilizzando il Tamron questa cosa non funziona, la funzionalità è disattivata, almeno per ora è disattivata. È un problema? Assolutamente no, perché lo sto utilizzando, l'ho già utilizzato in altri video in questo canale nei giorni scorsi, e niente, non si nota questo aspetto, o si nota talmente poco che alla fine non è percepibile. Alla fine sono queste le considerazioni che posso darti io su questo obiettivo. Se vuoi un consiglio diretto, se vale la pena prenderlo, investire, spendere anche quegli 800-850 euro sull'obiettivo, o se conviene mettere via quei soldi per prendere in futuro il 16-35 2.8 GM, beh, io ti dico, dipende molto da quanto pensi di utilizzare questo obiettivo. Se pensi che l'obiettivo 16-35-17-28, questa focale 2.8, sarà il tuo obiettivo totale, cioè quello che utilizzerai al 99% dei casi, ti direi ok, attendi, metti via i soldi, oppure fai lo sforzo e vai sull'estremamente più costoso 16-35 2.8 GM di Sony, che è sicuramente un obiettivo straordinario. Tuttavia, se tu pensi di volerti fare un corredo, comunque pensi che quella focale rientri tra una delle tante focali che potresti andare ad utilizzare, allora in quel caso io ti direi sì, è un buon investimento perché risparmi soldi, l'obiettivo è molto molto buono, si vede che è una costruzione moderna, e soprattutto puoi avanzare tanti soldi, tanto budget da investire in altri obiettivi, in altri accessori necessari per il tuo lavoro, per il tuo hobby, per la tua fotografia o per i tuoi video. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di metterci un like, come sempre ti invito ad iscriverti al mio canale e mettere un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni, e a me non resta che aspettare i tuoi commenti qui sotto nelle note dell'episodio. Fammi sapere cosa ne pensi di questo obiettivo, fammi sapere se ne hai già o di altre serie della Tamron, e se concordi con me, e a me non resta che salutarti e ringraziarti di avermi sopportato fino a qui. Ciao da Alessio.